E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un mio nuovo video. Sì, lo so, purtroppo ho fatto un bel casino, perché ora vedrete un po' di cambiamenti che ci sono stati dentro la casa, perché in pratica ho registrato un episodio, però dato che sono scemo, ho collegato male il microfono e non si è sentito letteralmente l'audio del microfono. Quindi adesso mi ritrovo con un sacco di aggiornamenti in più dentro la casa che voi purtroppo non avete potuto vedere nella costruzione. Allora, ci siamo lasciati nell'episodio 4. Se non mi sbaglio, sì, nell'episodio 4 che eravamo andati in miniera, avevamo trovato alcuni diamanti con cui appunto mi sono fatto tra l'altro il piccone e ho trovato anche altri diamanti, qualche minerale in più nell'episodio che non ho registrato. Non ho fatto molto in più, ho allargato qui la casa facendo una parte qua e ho scavato tutto quello che c'era qui. E un attimo che mi devo levare qua la cuffia se non pazzisco. Allora, qui ho fatto la casetta L e qua ho adoperato la farm di pesca. Così almeno quando lascio FK posso trovare qualcosina di carino. Quello che volevo fare in questo episodio era andare a prendere giù l'ossidiana e preparare l'enchanting table. Intanto abbiamo anche i libri qua con cui possiamo fare le librerie. Quindi adesso andiamo subito in miniera, prendiamo un po' di ossidiana e facciamoci un enchanting table. E penso che magari lo metterò in questo angolo, credo che lo metterò. Sì, poi dobbiamo finire quel pavimento. Quindi in questo episodio ciò che faremo è l'enchanting table e finiremo per bene la casa. E in più appunto qua ci manca il vetro. Lasciate stare che mi sono scoppiati dei creeper in casa. Comunque sì ragazzi, mi dispiace un sacco non aver potuto registrare per bene l'episodio, ma purtroppo è andata così. Quindi niente, capita. E questo non è successo nulla di che. In più ho cambiato skin, dovrebbe essere rosso-nera, ma esce così, almeno se vi chiedete che cosa c'è nelle miniature, no, non sono miniature prese a casa da YouTube, ma sono appunto miniature che ho creato davvero io. Adesso vediamo bene, prendere l'ossidiana, preparare l'enchanting table e poi ovviamente preparare le librerie per cercare di portare a livello 30. Poi più avanti ovviamente non so se fare un piano superiore o un piano inferiore o allargare ancora di più la casa per poterci mettere la, come si dice, la, il portale del Nether ovviamente, perché da qualche parte andrà messo, perché ci permetterà di farmare un sacco di esperienza scavando il quarzo, quindi ci servirà davvero un sacco. Poi, oh signore, oh signore, oh signore, oh signore, oh signore. Ma lo scudo ce l'avevo, ma perché non me lo sono portato giù? Sono una scimmia. Ah no, ce l'ho, ce l'ho. E, spara, spara. Ciappa la galina. No. Succhia. Vai. Sono troppo forte, ragazzi. Oh signore. In teoria pure lui non mi fa male se mi prende ora, no? No, mi prende solo se mi sa che mi sale sulla testa, mi fa male. Allora, prendiamo un po' di ossidiana, però facciamo comunque sia attenzione che comunque sia c'è il rischio che cada nella lava e sinceramente non ho voglia di cadere nella lava. Però bisogna prenderla. Qua penso che farò tipo una specie di timelapse super veloce, così non dovete stare qua 2 ore insieme a me. Ok, adesso ho preso 6 blocchi di ossidiana. Sì, saliamo su. Ah, poi vabbè, mi sono fatto 2 pezzi di armatura col ferro che ho trovato. Poi niente, non ci sono tanti altri aggiornamenti. Un po' le solite cose, ecco. Più o meno abbiamo lasciato come era nel quarto episodio. È successo qualcosina nel sesto, ma nulla di chissà che. Comunque mi sono aggiornato ragazzi sulla magione, perché io lo chiamavo casolare, ma in realtà semplicemente perché io sono rimasto indietro con le versioni e non sapevo che fosse la magione, ovvero dove si nasconde il totem dell'immortalità. E infatti per questo ho scoperto che quella bestia lì con gli angeli che giravano intorno, che ti venivano addosso, ti facevano letteralmente esplodere, quello lì è praticamente quello là che è il totem dell'immortalità o della non morte, non mi ricordo bene, che è quello lì che se maneggiato in teoria non muori, da quel che ho ben capito. Quindi adesso aspetterò ancora un po', cercherò di armarmi per bene, poi penso che andrò a combatterlo in qualche modo. Però ancora non è il momento giusto. Allora, ho preso qua l'ossidiana, direi. Qua ho fatto il forno fusorio, che non so se l'ho fatto nel quarto episodio, non mi ricordo bene. E oggi voglio anche fare l'affumicatore, già che c'ero. Però questo episodio si incentrerà soprattutto sull'enchantment. Ditemi ragazzi se vi sono piaciuti gli altri episodi, che comunque sia ne sto montando 8. Sono al quarto episodio e ne devo montare ancora 4. Sì, ne devo montare ancora 4. Questo compreso, perché lo sto registrando ora e lo monterò appena finirò. E sarà davvero una morte. Quindi spero davvero di esserci riuscito. Io ancora non so se ci sono riuscito, ma
me lo auguro davvero tanto perché mi sto ammazzando per montare tutti questi video. Ne ho 4 già pronti e devo fare tutti gli altri. Quindi adesso andiamo avanti. Bisogna prendere qua i diamanti e vedere se... Se, allora, l'enchanting table, per fare l'enchanting table, com'è che si faceva? Che non mi ricordo bene. Allora, l'enchant, eccola qua. Ci serve, un libro, ok, vabbè, ci sta, ha senso. Intanto prendiamo già il libro e il legno, perché almeno ci facciamo subito un attimo che metto a posto. Qua ho ordinato per bene le casse, mentre lo sapete, in questo episodio vi dirò un sacco di cose che probabilmente sapete già, ma vabbè. Qui ho, allora, ho ancora questi mattoni di pietra che dovrò mettere ovviamente tutti qua, anzi no, li metto subito perché sennò vado in sclero perché vedo così l'occhio di prato, mi dà fastidio. Comunque sia, mi sa che questa casa la dovrò ampliare ancora un po' oppure fare altri spazi o fare spazi sotterranei perché sennò davvero lo spazio non ci basta. Che in realtà di qua avevo intenzione di fare un mini magazzino in questa zona di qua, ma alla fine mi sa che non lo farò e farò direttamente le piccole cose qua. Poi il magazzino lo farò penso in qualcosa di sotterraneo più in basso, almeno posso ricavare più spazio e quanto ne voglio praticamente. Quindi tra virgolette il problema è risolto, ecco. Devo imparare a utilizzare bene gli spazi perché sennò ogni volta mi riduco qua che devo aprire l'inventario 300 volte. So che nei miei video sono logorroico, però comunque sia, penso che a voi interessi più che altro anche sentirmi parlare, che oltre a stare zitto e spaccare blocchi, ecco. Questo è poco ma sicuro. Spero mi sentiate meglio degli scorsi episodi, che ho dovuto alzare l'audio perché, mamma mia, non si sentiva niente. Infatti ora c'è il microfono in gola. Ok, adesso ci bastano questi qua, adesso prepariamo l'enchant. Dov'è che è? Facciamo così, no... E eccola qua, bam, abbiamo qui il tavolo per incantesimi, l'enchanting table, che io voglio mettere. Allora, se i blocchi devono star qua, a rigor di logica, se deve stare al centro, sta qua. Sta esattamente qua. Sì, adesso mettiamoci a fabbricare tutte le varie librerie del caso. Sono, ok, 14 librerie qua. Sì, mamma, stavo registrando. Sì, no, me la sono provata per secondo. Tutto bollente, poi papà mi ha fatto venire l'ansia. Sei tutto bollente. Che sono caldo, che sono nervoso. Chiudi la porta, grazie. Allora, sì, ho fatto un piccolo taglio. Allora, mettiamo alcuni qua. Io spero davvero tanto che bastino già questi qua, sinceramente. Io lo spero un sacco. In teoria bastano 3 livelli e infatti non ho 3 livelli. Maledizione! Libri ne ho finiti? No, c'ho ancora un sacco di libri. Aspetta. In teoria mi bastano, sì. No, mi sa che mi bastano e avanzano. Oppure mi bastano... Sni. Ok, aspetta che qua metto i blocchi qui, che sennò mi dà fastidio che mi si veda la libreria. Vabbè, adesso lo prendiamo. Ok, in teoria adesso se io metto questo qua... No, 28, ne manca uno. Quindi mettiamone magari... uno qua sopra. Funziona così? No, sempre livello 28. 2 qua. Così, magari. Aspetta, allora questo qua facciamo così. Questo qua lo prendo direttamente. E bam, dammi qui. Vediamo se ora funziona. 30, ok, perfetto. Fa un po' schifo così, sinceramente. Infatti ne aggiungerò sicuramente uno di qua, che lo farò adesso. Però mi serve ancora un po' di legno. Mamma mia, quanto legno spreca sti cosi qua. Ok, facciamone una. Che basta e avanza. Almeno ce l'abbiamo qua così. Bam. Ok, abbiamo l'angolo enchanting table. Prendiamo quel legno e chiudiamo qua tutto fino a qui. Che sennò mi dà un fastidio pazzesco. Qua ci metterò una cassa, la fabbrico ora almeno. Siamo a posto. Non so sinceramente quanto durerà questo episodio. Ditemi se vi stanno piacendo gli scorsi episodi. Spero davvero davvero tanto di sì, perché mi ci sto impegnando un sacco. E allora, già che ci siamo, adesso abbiamo fatto tutto qui, non ci resta che terminare la casa. Quindi dobbiamo andare a prendere della sabbia, perché mi sa che non ne ho. No, infatti non ne ho proprio zero. Sono messo malissimo. Mi devo fare anche una cesta, mi sa, per gli attrezzi, perché sennò non mi basta minimamente lo spazio. Cioè, proprio non mi basta lo spazio per i miei oggetti. Cioè, perché sennò buttarli così... A parte che poi non ci capisco più nulla. Però è un bel dramma. Ah, qua c'è una carota qua. Direi che può stare qua, questa carota qua. Via ste zucche inutili. E mettiamo una bella carotina. No, non è questa la carota. Ma, ok.
Adesso potremmo avere anche la farm di carote. Non mi ricordavo di averla, sinceramente, vorrei. Più avanti mi sa che metterò anche le canne da zucchero, perché ci serviranno sicuramente. E vorrei anche farmi una mappa, perché secondo me può essere un sacco utile. Questa notte magari uccido un ragno e posso prendere... Ok, vabbè, senza andare a conclusioni affrettate. Qua ho un sacco di roba. Quindi mettiamo, facciamo così, piccone, spada e ascia, poi basta. Mettiamo qui, vabbè, la zappa che può servire. E qua il piccone, il diamante. Ok, adesso che ci serve possiamo mettere qua le torce e qua il cibo. Poi questo qua, salmone cotto, il vetro ne ho, ma davvero... Poco. Sono volato a meno 1 FPS per un attimo. Mi sa che mi serve una pala. Sì, la devo creare. Allora, dammi un blocchetto di pietra che non ho voglia di averne 42 qua addosso. Allora, un blocchetto di pietra. Bam, e andiamo a prendere un po' di roba. Già che ci sono, mi sa che riempirò il secchio. Così quando andiamo in miniera posso usare il secchio senza fare troppi drammi ogni volta che impazzisco. Ok. No, questo qui non è sabbia. Sto avendo un attimo un paio di crisi, eh? Non impazzire. Ah, questo qua, ok, a posto. Adesso qua è tutto disboscato. Non so perché mi laghi così tanto. Sinceramente mi sta venendo un nervoso al fatto che abbia dei cali di FPS così prepotenti. Perché lagga? Perché deve laggare? Sali i tuoi 200 FPS soliti e basta. Fide, che fastidio. Ok, allora, direi... Potrebbe bastare, sì, volendo potrebbe bastare, perché comunque sia ci dà 16 pezzi ogni volta. Quindi sì, direi che basta. Direi che la casetta però sta uscendo bene rispetto al cubetto che c'era inizialmente. Mi piace già molto di più, eh. Cioè, dicendolo sincero, mi piace già un sacco di più. Qua forse serve un po' di... No, il carbone ce l'abbiamo qua, lapislazzuli li abbiamo. Secondo me in questo momento, invece di andare in miniera, potremmo andare un attimo a prendere ancora un po' di cibo. Quindi andare a caccia per bene. E qua, aspetta, qua un po' di cibo ce l'ho. Eh sì, merluzzo crudo. Qua, libro incantato, saccheggio 2, gancio per filo. Targhetta. Potrei magari anche andare a cercare un cagnolino. Bel cagnolotto, andiamo a cercare un cagnolotto. Ricerca del cagnolotto è avviata, ragazzi. Qua c'è davvero bisogno di un bel cagne. Cagne? Cane? Solo che la mia unica ansia è che io, non sapendoci fare con i cani, io sono uno che se li porta in giro... No, non lo prendo. Sono uno che se lo porta in giro, solo che essendo difficile morirebbe all'istante, e di conseguenza mi sentirei in colpa per aver ucciso un cagnolino. Quindi ci faccio la farina d'ossa e faccio crescere tutte le colture. Nel frattempo che aspettiamo, allora, che cresce la... Sì, che cresce, che si fa qua il vetro. Tiro su tutta la roba che c'è qui. E facciamo... Non so, ragazzi, stavolta vi giuro, non so il perché laghi, sinceramente. Non capisco nemmeno io il perché. Mettiamoci questa. Ok, quindi facciamoci un po' di pane, che non fa mai male. Comunque sì, poi mettiamo i diamanti, che sennò poi piango che non li trovo. E bam, ok, forse questo qua ci dovrebbe già bastare, vediamo, 32, sì, penso che bastino, dai. La peppa, non credo che ci sia bisogno di così tanto vetro, no. Bastano e avanzano. Direi che bastano e avanzano di gran lunga proprio. Ok, qua mettiamo il vetro così, qua direi proviamo a metterlo tipo così. Dai, caruccio. A me piace, sinceramente, a me piace, a voi piace? Non mi interessa. Qua, ok, di qua mi sa che metterò la lanternina come ho fatto di là. Quindi, slab ne abbiamo, sì, che ne abbiamo di slab. Ora, prendiamo qua, quercia scura. Devo essere il più centrale possibile, possibilmente sopra là. No, sopra no. E no. Non deve andare sopra. Allora, qua facciamo così, dai. Va bene così. Bam. Ci sta, dai. Va bene così. E qui, anche qui ho messo la lanternina. Adesso non ci resta che, tra virgolette, l'orto qui è messo a posto. Direi ho le zucche da raccogliere, ma non credo che mi interessi più di molto delle zucche. Qua il vetro basta, non ci serve più. Metto qua, c'erano questi due minerali qua che mi stanno irritando solo a guardarli, messi qua così inutilmente buttati. Ora ci metteranno tipo 4 secondi e saranno già su, probabilmente belli, belli rigogliosi come si deve. Il cibo, vabbè, lo tengo io. E basta, buona. Adesso andiamo un attimo fuori in esplorazione, che sennò stare a saltare nel nulla è un po' inutile.
Non so se fare ragazzi direttamente 8 episodi, perché saranno 8 episodi. Voi ora probabilmente ve ne sarete accorti ora che state vedendo tutti gli episodi di seguito, che avete visto 5 episodi di Minecraft tutti quanti di seguito, ma saranno praticamente in tutto 8 video che dovrò caricare in mia assenza, perché sarò in vacanza in Calabria. Cercherò magari di fare un vlog anche mentre sono lì, che saranno appunto tutti video così, e non so se farli tutti direttamente di Minecraft o cercare di fare anche qualche video in esterna, quindi non so. Ah, qua ci sono ancora i merluzzi. Sono ricresciuti. Allora andiamo un attimo in esplorazione di là, vediamo che cosa si trova. Più che altro vorrei farmi anche una bussola, e in più aggiornerò il server alla 1.16, perché ci sono un sacco di cose nuove che possono essere stra utili. Ragazzi, vi giuro che non so dirvi il perché mi debba laggare davvero così tanto in un server vanilla. Allora, abbiamo trovato questo bel villaggetto. Io consiglierei di andare a vedere qua in giro un po' se troviamo... ok, già cassa. Patate, ok, le patate ci servivano. Patate sono strautili, ragazzi, perché ci servivano assolutamente. C'è il mio computer che ha deciso di impazzire. Infatti mi sa che dovrò aggiornare i pezzi quando tornerò. E niente, quindi questo è un episodio laggante. Bene, 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 bene. Che belle notizie che ho. Ok, qua altre patate, quindi direi che ci bastano sia per coltivarle che per mangiarle. Dovremmo quindi ampliare la farm nel prossimo episodio. Banco da cartografia, questo qua me lo prendo io. Levati, va. E mappa vuota. Mappa vuota. Quando entro in un villaggio saccheggio letteralmente tutto, perché ogni cosa che hanno loro è strautile. Ok, qua c'è un cavallo, quindi potrei prendere una sella e prendermi questo cavallo volendo. Strautile. Smeraldi, 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 smeraldi. Buonissimo, buonissimo, ci sta. Va benissimo così. Allora, quindi quello che abbiamo fatto in questo episodio è stato fare l'enchantment, che era quella che ci importava di più. Lagga, perché lagga, che è stato l'enchanting table, che è quello che ci importava fare di più di tutte. E quindi adesso, tra virgolette, stiamo bene anche così. Qua potrei fare... una farm automatica volendo. Perché facendo la farm automatica, loro in automatico prendono le cose e le ripescano. Cioè, le buttano tutte dentro questi cosi qua, che sono strautili. Poi qui vabbè, hanno le loro colture. Vediamo se hanno delle patate. Delle carote. Sì, hanno una carota sì, una no, comunque sì, siete un poco vergognosi però. Ah, è vero, hanno anche le barbabietole. Hanno anche le barbabietole. Strautile sta cosa qua. Perché le barbabietole possono essere un sacco utili comunque sia per noi, eh. Possono essere davvero tanto tanto utili. Quindi direi che è una cosa ottima. Molto 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 comoda. Adesso torniamo a casa. Sì, comunque sia ho cali di FPS casuali, perché comunque sia sono davvero buttati a random. Ok, dai, è carina però la nostra casetta per come è venuta. Comunque sia, certo, non sarà chissà cosa, però è bella attrezzata. Cioè, secondo me ci sta un sacco così. Ci può stare davvero tanto. Qua abbiamo fatto l'enchanting in table, tutto a posto. Nel prossimo episodio, ragazzi, penso che prepareremo il magazzino e metteremo il portale del Nether. Quindi dovremmo preparare un sacco di cose. Probabilmente dovrò anche andare in miniera. Detto questo ragazzuoli, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, ricordate di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina per non perdervi nessuna notifica, cliccate due volte altrimenti non ve le manderà tutte ma ve ne manderà solo alcune. Detto questo mandate il video ai vostri amici ovviamente, se piace anche a voi magari piacerà anche a loro. E niente, detto questo noi ci vediamo ad un prossimo episodio magari senza lag. Ciao ragazzi.